qualificazioni Russia 2018, Germania, formalità Norvegia con gli occhi a Belfast. A metà tra la Mercedes-Benz Arena di Stoccarda e Windsor Park di Belfast. La serata della Germania può terminare in festa o in prolungata attesa, a seconda di quanto accadrà sul campo dell'Irlanda del Nord. Nell'ottava giornata del gruppo C di qualificazione a Russia 2018, i campioni del mondo in carica ospitano la Norvegia in un match che pare più una formalità, se affrontato con il piglio giusto, piuttosto che una partita vera e propria, con i tre punti ed una non vittoria contro la Repubblica Ceca della prima inseguitrice, l'OV ed i suoi potrebbero diventare la seconda squadra a staccare il pass per il mondiale, dopo il Belgio ieri sera, blindando il primo posto. Il raggruppamento vede infatti i teutonici guardare tutti dall'alto a quota 21 punti, punteggio pieno, con i britannici secondi a quota 16 e le altre più staccate, 9 punti per i cechi, 7 per Azerbaigian e Norvegia, 0 per San Marino. Con ogni probabilità Joachim Löw darà spazio, dal primo minuto a gara in corso, a chi a Stoccarda ha scritto la storia, vincendo la Bundesliga nel 2007. Mario Gomez è quindi l'indiziato per giocare da riferimento offensivo, mentre Sami Khedira dovrebbe riprendere posto a centrocampo dopo il problema al ginocchio accusato settimana scorsa. Al suo fianco Toni Kroos, mentre Rudiger, altro ex Stoccarda, potrebbe trovare spazio in difesa vicino a Kimmich e Hummels. Héctor Pendolino a sinistra, con Müller, Özil e Draxler a supportare l'unica punta Gomez. In porta spazio ancora a Ter Stegen. Rispetto alla partita scorsa dovrebbero quindi uscire Brandt, Ginter, Stindl e Werner. La Norvegia ha invece diverse assenze con cui fare i conti, Söderlund, Skjelbred, Hovland, Henriksen e anche Svensson, uscito acciaccato contro l'Azerbaigian. Il 4-4-2 di Lagerbach dovrebbe comporsi di Jarstein tra i pali, con davanti a lui la coppia centrale formata da Nordtvedt e Skjelvik. Con Linne sfavorito su El Abdellaoui per un posto a destra con Ale Sami a sinistra. In mezzo al campo quasi certi di una maglia sono Berge e Johansen, quest'ultimo anche capitano, mentre le corsie potrebbero essere occupate dai cugini Elionossi, Mohamed a destra e Tarik a sinistra. In avanti, salvo sorprese, Sorloth dovrebbe affiancare King. Germania, 4-2-3-1, Ter Stegen, Kimmich, Rudiger, Hummels, Héctor, Khedira, Kroos, Müller, Özil, Draxler, Gomez. Ol. Löw. Norvegia, 4-4-2, Jarstein, Linnes, Nordtvedt, Skjelvik, Ale Sami, Elionossi, Berge, Johansen, Thiol. Lagerbach. Calcio d'inizio ore 20.45 alla Mercedes-Benz Arena di Stoccarda agli ordini dell'arbitro lituano Mazeika. Nell'ultimo match disputato in Germania tra le due compagini, fu la Norvegia a spuntarla, 1-0 in amichevole nel 2009.